Buongiorno a tutti, vorrei cominciare questo pensiero di oggi raccontando un piccolo fatto, un piccolo aneddoto di carattere storico e poi dirò per quale motivo l'ho raccontato. Nel 1665 Londra viene colpita da una grande pestilenza. Poco distante da Londra c'è un piccolo paese che si chiama Eyham, il quale non è stato colpito da questa peste, ma accade una cosa strana, che un venditore di stoffe decide di acquistare e di far arrivare alla sua bottega un rotolo di stoffa, e questa stoffa viene proprio acquistata da Londra. Quando questo rotolo di stoffa arriva, il garzone che lavora in questa bottega prende il rotolo, che è ancora umido, lo srotola, e che all'interno di questo rotolo si sono annidate appunto delle zecche, e queste zecche sono proprio portatrici della peste. E mentre fa l'operazione quindi di aprire questo rotolo per poterlo ripulire, per poterlo far asciugare, viene punto da una di queste zecche e viene appunto contagiato. E quindi il contagio, che era stato lontano da questo piccolo paesino, comincia a diffondersi anche nel paese. E il pastore di questo paese, un giovane pastore trentenne, cioè quello che sarebbe il parroco del paese, chiede di fare questa cosa, di chiudersi tutti all'interno e di evitare contatti con l'esterno, perché almeno gli altri villaggi vicini, non fossero contagiati. Inizialmente non ottiene grande successo questa proposta, perché i cittadini non vogliono. Poi, grazie anche all'intervento del precedente pastore più anziano, la popolazione si convince. Il piccolo paese vivrà perché i villaggi, cioè meglio, il piccolo paese si sostiene perché gli abitanti dei villaggi vicini portano appunto a una certa distanza del cibo, e ancora oggi c'è una pietra che fa vedere qual era il limite che non era superabile. Fatto sta che questa pestilenza provocherà la morte tra i 250 e i 260 abitanti di questo piccolo paese, compresa la moglie del pastore che aveva fatto questa richiesta ai suoi, appunto, diciamo così, parrocchiani, al fine di non colpire gli abitanti dei villaggi vicini. È una sorta di autoquarantena, potremmo dire. Perché ho raccontato questa storia? Perché da quando è iniziata questa fase 2, mi capita di guardare i giornali, di guardare i telegiornali, e ho fatto anche un piccolo giretto a piedi, e ho questa impressione. Vedo in giro tanta gente che non si preoccupa di quello che è successo, anzi, mi sembra quasi che ci sia un atteggiamento quasi di dire: ma no, ma ci siamo sbagliati, ma no, ma non è vero, non è stato vero niente, quindi la vita è tornata a quella di prima. Ecco, io penso che invece in questo momento, più che le regole che ci devono obbligare ad avere determinati atteggiamenti, determinati comportamenti, sia la nostra responsabilità. Cioè, in questo momento siamo chiamati ad essere responsabili, responsabili per noi, per la nostra salute, ma credo che l'atteggiamento più importante sia quello di essere responsabili anche nei confronti degli altri. È una fatica, certi atteggiamenti vorremmo poter stare con gli amici in un certo modo, vorremmo fare cose che facevamo prima in totale libertà, ma ancora non è possibile. Ecco, credo che questo sia il momento di dimostrare che è la nostra maturità e la nostra responsabilità. E buona giornata.